Mi sono sempre battuta per le preferenze, perché credo che le persone, i cittadini, debbano poter scegliere la persona che andrà a rappresentarli. Questa è una legge che impedisce alle persone di scegliere. Una proposta sbagliata. Elena Donazzan commenta così la possibile modifica della legge elettorale che introduce il limite dei due mandati e che Leonardo Padrin, suo collega di partito, vorrebbe portare a Ferrofini prima delle elezioni. Non, non può essere un'aula a fine mandato, a fine legislatura, a decidere che Elena Donazzan non può essere messa in lista. Sarà il cittadino. Per l'esponente forzista si preclude un'opportunità di scelta agli elettori e paragona la nuova proposta al listino bloccato nazionale. Per me è esattamente così, così come per Camera e Senato il partito decide chi mettere in lista, di fatto con questa legge si decide chi non mettere in lista, ma è sempre una questione di libertà di scelta, così non si sceglie. Per Padrin, dieci anni sono più che sufficienti per fare politica, e poi c'è il rischio che si accumuli troppo potere nelle mani delle stesse persone. La donazzana attacca. Il pensiero del collega Padrin mi inquieta, perché io non ho mai immaginato che i cittadini veneti fossero o tanto sciocchi da farsi teleguidare o tanto corruttibili da essere sempre sotto pressione del potente di turno. Se qualcuno pensa così, cioè nel suo, nel suo, nella sua testa c'è questa possibilità, nella mia no, assolutamente. Io non credo che il cittadino veneto sia né corruttibile né sciocco e penso quindi che debba poter scegliere liberamente chi andrà a rappresentarlo.